Domenica in Abruzzo si voterà per le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato presidente. Siamo al telefono con Mario Mazzetti, il segretario provinciale del Partito Democratico, che ovviamente vuol lanciare un invito all'elettorato affinché domenica si rechi ai seggi allestiti in tutta la provincia per votare a queste consultazioni primarie. Noi vogliamo lanciare un invito a tutti i cittadini a recarsi alle primarie nei seggi dove avete votato anche nelle scorse edizioni delle primarie nazionali per il segretario di Renzi, perché questa comunque è una festa democratica in cui si scelgono i candidati direttamente da parte dei cittadini. Noi come Partito Democratico proponiamo la candidatura di Luciano D'Alfonso, ma quello che interessa più di ogni cosa è che comunque ci sia grande partecipazione, perché il governo della regione è il governo del nostro territorio e quindi è di particolare importanza per tutti noi. Senta Mazzetti, una partita già vinta da D'Alfonso oppure no? Le partite si devono sempre vincere, e invece secondo me bisogna pensare che bisogna portare tutti gli sforzi per cercare di portare contenuti e dare un voto che sia non solo un voto di appartenenza, ma un voto di scelta per un programma, per un Abruzzo migliore, per un Abruzzo nuovo e che sappia anche riscattarsi da un periodo abbastanza buio della nostra amministrazione. Quali sono adesso i prossimi passaggi dopo le primarie? Domenica sceglierete il candidato presidente, mentre per la composizione delle liste che scadenze vi siete dati? Nel mese di marzo noi prepareremo la nostra lista con i candidati del Partito Democratico attraverso l'approvazione di un regolamento che consente di fare disciplina su questa materia che oggi è tanto trattata nei vari territori, e si proseguirà in questo termine. Sabato prossimo avremo una direzione regionale che approverà un regolamento per le candidature dei consiglieri, dopodiché si avvieranno le direzioni provinciali che entro il 27 di marzo dovranno concludere e chiudere la lista, che se necessario anche prevede la possibilità di esprimere un voto per singolo comprensorio, quindi Valle Peligna piuttosto che l'Aquilano piuttosto che la Marsica, per individuare i propri candidati nelle liste del PD. Si sta dunque lavorando per la scelta dei candidati consiglieri, però nel pur parlare generale si vocifera di chi starebbe già studiando percorsi elettorali senza ancora nulla di ufficiale. Cosa intende dirgli? Bisogna fare le cose anche con i tempi giusti.